Bene, buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo qui insieme su questa piattaforma per concludere un corso di formazione per i docenti emiliano-romagnoli che Europe Direct Emilia-Romagna ha organizzato insieme all'Istituto Storico Pari di Bologna per l'anno scolastico 2019-2020. L'idea di realizzare questa formazione è nata nella scorsa estate insieme all'Istituto Parri ed è stato condiviso fin dall'inizio con il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, il dottor Stefano Versari, che è qui presente, in un momento in cui stavamo aspettando l'approvazione della legge sull'educazione civica nelle scuole. E quindi l'idea era quella di iniziare una sperimentazione di nuovi moduli formativi per gli studenti, ma anche per i docenti, sull'educazione alla cittadinanza europea, in modo da farci trovare preparati per il settembre 2020, il momento in cui l'insegnamento dell'educazione civica sarebbe diventato obbligatorio in tutte le scuole del nostro paese, fin dalla scuola materna fino all'ultimo anno delle scuole superiori. E quindi questo partenariato di lunga data con l'Istituto Parri è stato per noi molto produttivo, molto efficace. Noi collaboriamo con l'Istituto Parri da più di 10 anni. Forse 15 direi, produttiva e efficace perché sono tante le progettualità che abbiamo messo in campo, sia per quello che riguarda l'educazione, la cittadinanza europea per i bambini, per i ragazzi ed ora anche già da un po' di tempo con i docenti. E fra l'altro abbiamo anche dei riscontri positivi, molto positivi, devo dire, dai docenti e dalle scuole, dalle tantissime scuole che abbiamo coinvolto con i nostri percorsi e i nostri laboratori didattici. Quindi questo corso che andiamo a concludere oggi è iniziato a novembre del 2019 e fa parte di questa nostra sperimentazione, che possiamo dire, io direi, credo che l'Istituto Parri sia d'accordo con me, è stato molto, molto proficuo, molto produttivo. Abbiamo lavorato con questi docenti fin da novembre e dopo tanti mesi di lavoro siamo in questo momento a tirare le fila. Però tiriamo le fila di un percorso che abbiamo fatto con loro, di laboratori che abbiamo fatto con loro, ma pensando anche al futuro. Intanto non potevamo pensare, quando siamo partiti, che sarebbe arrivato il coronavirus. E quindi la situazione di oggi non è più quella del novembre scorso, naturalmente, non è più quella del novembre scorso per la società, ma non è più neanche la stessa scuola. Sappiamo che cosa è successo nelle scuole in questi mesi e non è neanche più la stessa Europa, questo lo sappiamo. Quindi quello di oggi vorremmo che fosse anche un primo momento di un ragionamento, di una rielaborazione di quello che abbiamo fatto e di quello che potremo fare per il futuro, pensando al prossimo anno scolastico sul quale abbiamo ancora molti punti interrogativi, alcune certezze che stanno arrivando, ma noi siamo già qui che dobbiamo progettare per il prossimo anno, insieme ai nostri partner e insieme anche naturalmente all'Istituto Parri. Oggi sono qui con noi a ragionare di tutto ciò la Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti, che siamo felici di salutare oggi, che speriamo ci seguirà il nostro lavoro con le scuole per tutti i prossimi 5 anni. Il dottor Stefano Versari, che come vi ho detto è stato con noi fin dall'inizio, con il quale abbiamo iniziato questo cammino in questo anno scolastico e che ci ha seguito, e la dottoressa Luisa Cicognetti, che è la direttrice dell'Istituto Parri di Bologna, con la quale, come vi dicevo, collaboriamo da tantissimi anni e avremo bisogno di qualche ora per raccontare tutto quello che abbiamo fatto insieme, quindi ve lo evitiamo. Però io darei subito la parola a lei, perché alla Presidente Emma Petitti, che è in realtà un po' la padrona di casa, perché come sapete, Europe Direct Emilia-Romagna
è una struttura di informazione e comunicazione sull'Unione Europea rivolta ai cittadini che è dell'Assemblea Legislativa delle Regioni Emilia-Romagna. Quindi io darei immediatamente la parola alla Presidente Petitti e poi andremo avanti con il nostro pomeriggio insieme. Grazie. Grazie a voi per ovviamente per tutto il lavoro che avete fatto in questo tempo. Io partirei da questo ringraziamento sentito, perché aver lavorato in questa fase di emergenza sicuramente non è stato semplice. E poi sono contenta di potervi salutare in questo momento conclusivo di questo corso legato alla scuola in Europa. Istituzioni europee che giustamente stanno avendo un ruolo ancora più strategico in questa fase di emergenza. Voglio salutare subito il dottor Bersari, il direttore dell'ufficio scolastico regionale, la dottoressa Cicognetti, il direttore dell'Istituto Storico Parri, e ovviamente salutare tutti voi, ognuno di voi. È chiaro che spero ci siano presto occasioni per poterci salutare personalmente, perché io ho voglia di continuare a lavorare con voi in maniera intensa e continuativa. E anche questo veniva ricordato in apertura, io sono molto contenta che Europe Direct Emilia Romagna, questo centro di informazione e comunicazione europea delle istituzioni europee, abbia sede presso l'Assemblea che io ho l'onore di presiedere, perché sono tantissime le attività che sono state organizzate. Come lo è appunto la scuola, quindi tutto ciò che è stato generato, progetti importanti generati intorno al tema della scuola. L'Istituto Storico Parri è un partner storico dell'Assemblea Legislativa e quindi di questo ci onoriamo come Assemblea Legislativa, perché questa collaborazione negli anni ha dato vita a molti progetti, molti percorsi legati proprio all'educazione e alla cittadinanza europea, sia per docenti che per studenti, dalle elementari alle superiori. E sappiamo che oggi ha ancora più valore e importanza la storia europea e la didattica digitale, cioè la capacità di far dialogare quelli che sono i processi storici, la conoscenza dei processi storici proprio con la didattica digitale. Voi non vi siete, lo dicevo in apertura, mai fermati dall'inizio di questa emergenza, dal 23 febbraio. Il lavoro è stato intenso sia per voi che per gli studenti e so che non è stato neanche semplice. È evidente che la scuola da questa emergenza ne uscirà profondamente provata. Io credo che noi dovremo anche fare successivamente a questa fase, magari appena avremo anche la possibilità di vederci personalmente, una riflessione enorme e profonda sull'importanza dell'educazione, della formazione, del ruolo della scuola in una fase complessa come quella di adesso. Io voglio solo ricordare che la Regione Emilia-Romagna crede fortemente in tutti i luoghi di formazione ed educazione. In questo momento di crisi ha voluto investire 5 milioni proprio nel sostegno all'educazione digitale, perché noi sappiamo che si è emerso con forza un elemento di criticità profonda che ha a che fare con la democrazia, con la questione democratica del nostro paese, quindi con le pari opportunità per tutti, e la questione del digital divide. Voi lo sapete benissimo, significa appunto riuscire a dare a tutti le stesse condizioni per potersi ovviamente formare, educare e quindi avere anche gli strumenti adeguati per poterlo fare sempre e comunque, e sia nei luoghi, diciamo, legati alla scuola che nelle condizioni diverse, nei contesti familiari, appunto privato e personale. E su questo io credo che noi come istituzioni dobbiamo mettere l'investimento sull'educazione digitale, su tutto il grande tema del digital divide, tra le priorità anche per i prossimi mesi e nei prossimi anni. Ovviamente digital divide, educazione ed innovazione tecnologica, perché questo credo che sia anche il nostro, diciamo, uno dei
ruoli fondamentali che si rivesterà nel futuro, quando pensiamo soprattutto alle giovani generazioni. Su questo voi troverete sempre un interlocutore disponibile a collaborare, a ragionare e anche ad investire risorse, perché poi lo sapete anche questo meglio di me, la scuola e la formazione hanno bisogno di investimenti continuativi anche da un punto di vista di risorse. Quindi grazie davvero per il lavoro che avete fatto e ovviamente buon lavoro a tutti voi. Bene, grazie mille. Mi sentite, vero? Sì. Ah, perfetto. Grazie mille alla Presidente Petitti. Adesso io darei immediatamente la parola al Dottor Versari, che so avere un impegno fra poco con il Ministero, quindi diamo immediatamente la parola a lui. Grazie. Grazie. Siamo in fase di redazione di un documento intermedio per la commissione per la ripartenza, questo è il motivo, e quindi sono in fase di scrittura. E mi fa un gran piacere, intanto saluto la Presidente dell'Assemblea Legislativa, saluto tutti voi, molti di voi sono visi e volti che conosco, proviamo tutti il rammarico di non poter essere in presenza e stiamo comunque perdendo un qualche cosa nella relazionalità, e questo ci costringe a cercare di dare ancora più profondità ai nostri pensieri e alle nostre parole, cioè dobbiamo cercare di sopperire con le parole alla perdita della relazione in persona. Io, se uno guarda il tema dell'Europa, uno si rende immediatamente conto che, dunque, tanto l'Europa non è un caso e non è una circostanza. La circostanza è un titolo di un antico film minore di Ermanno Olmi, che però vidi in gioventù e quindi mi è sempre rimasto in testa l'idea della circostanza che determina le situazioni. Quindi l'Europa non è una circostanza, un caso fortuito, non è neppure una banca, non è una sovrastruttura, non è un'oligarchia, attenzione, non è, insomma, una cosa brutta, un incidente. L'Europa è un vissuto comune di cultura, di storia, di radici, di speranza, di futuro, di convenire insieme. Eppure tutti i limiti che già ho accennato, il rischio dell'oligarchia, il rischio di essere una sovrastruttura, il rischio di ridursi ad essere un meccanismo burocratico, questo, le strutture, gli errori ci sono, è certo che il rischio c'è, ma non è il rischio quello che impedisce di camminare. D'altra parte, anche quando si parla di educazione si parla di rischio educativo. Se si parla di rischio educativo vuol dire che non è per niente scontato che gli esiti di un percorso educativo siano quelli attesi. E altrettanto non è per niente scontato per l'Europa. Il punto è avere ben presente il vissuto che l'ha determinata e che ci deve spingere a sostenere per continuarla a volere. Quindi abbiamo, ed in questo tempo io lo sto dicendo, è come se stessimo vivendo in un tempo di ossimori. Per cui dico, l'Europa, la brutta Europa bella, è un non senso, è solo apparentemente un non senso, perché l'Europa è bella, ma ha delle strutture, ha dei limiti, ed è la stessa cosa che mi è venuto pensando ai camion militari che portavano le salme, alle decine di camion militari che portavano le salme. Quell'immagine era un'immagine brutta della vita bella, perché non è, la vita non è quello, però quello c'è nella vita. Allora, l'ossimoro è sostanzialmente l'esperienza della contraddizione.
stiamo cercando di fare socialità a distanza, è una cosa che non ha senso. Come faccio a fare socialità a distanza? Eppure dobbiamo cercare di fare socialità a distanza, di mantenere una relazione a distanza. E, due conseguenze di quello che vi ho detto. E, quando si parla d'Europa, così come quando si parla della nostra situazione, del nostro paese, io, come dire, ho un'idiosincrasia verso il pessimismo cosmico, non verso Leopardi. Il pessimismo cosmico dove tutto va malissimo e verso, non so se ricordate una pubblicità di 20 anni fa circa, l'ottimismo della vita, quello di Tonino Guerra, più o meno era una roba di questo genere, l'ottimismo della vita che era un sorriso, la vita è bella. Le esasperazioni non corrispondono ai principi di realtà, nella realtà ci sono cose belle e cose meno belle. Quindi, intanto, quando parliamo di Europa, non edulcorare, come dire, la pillola, non prendere solo lo zuccherino, che pure è buono, ma nell'evidenziare i limiti, ripartire dai limiti. Per certi aspetti, questo è, come dire, è un vissuto che purtroppo alcuni di noi hanno, e la vicenda dell'Italia con l'Europa assomiglia molto alle vicende di alcune delle separazioni coniugali. Persone che hanno vissuto magari un percorso lunghissimo di vita insieme, trovando ampiamente le ragioni dello stare insieme, che poi, fondandosi solo su queste ragioni e non sull'esercizio quotidiano di quelle ragioni, si ritrovano un bel dì che non hanno più niente da dirsi, se non ricordarsi come era stato e come non è più. Questo è il modo con cui dobbiamo gestire il tempo dell'Europa. Non un vissuto edulcorato, una convinzione di un tempo che non è passato, di ragioni che sono enormi perché noi siamo insieme, ma non con la retorica. Perché in un tempo come questo la retorica non serve più. Anzi, la crudezza del sottolineare quello che non va, non per distruggere, ma per cercare di migliorarlo, che è poi quello che come paese dobbiamo fare, che è quello che chiederemo a tutta la politica. Non un'assenza di giudizio anche critico, ma comunque cercare quello che ci tiene uniti, quello che ci permette di andare avanti come paese. L'ultima osservazione è che, avendo visto il parallelo fra Europa, il bello e il brutto, e questo tempo dei camion militari, dobbiamo per forza di cose aiutarci a recuperare il senso di quello che stiamo vivendo e quindi anche il lutto di quello che stiamo vivendo e abbiamo vissuto. Il lutto di una percezione di separatezza fra i paesi europei e il lutto di questo tempo che ci ha resi più fragili. Non sono più fragili i nostri bambini, loro anche, loro lo evidenziano, ma siamo più fragili anche noi. Quando io vado a vedere, e stavo scrivendo poco prima di connettervi a voi, una relazione sul medico competente nelle scuole, e devo scrivere che il medico competente deve cominciare a pensare a come gestire, non da solo, dobbiamo gestirlo anche sulla base di accordi nazionali, il fatto che la sanità ci dice che l'età di rischio è sopra 50 e noi abbiamo un'età media nella scuola di 51-52 anni, che facciamo? Mettiamo tutti quanti a casa perché c'è questo rischio? Perché il vero punto del problema del riaprire la scuola, al di là del rischio per i bambini che è dimostrato abbastanza ridotto, è il rischio del mix sociale. Allora, dobbiamo aiutarci come adulti a vivere questo tempo elaborando il lutto, che non significa vivere nel lutto, ma vivere consapevoli che un lutto ci ha colpito, ma la vita è bella, anche nella sua parte peggiore. E quindi continuamente recuperare
sia nel percorso scolastico dei nostri ragazzi, sia di questo tempo che stiamo vivendo, sia nel parlare di Europa, tralasciare la retorica e trovare le ragioni fondanti per andare avanti insieme. Scusatemi perché vi devo proprio lasciare, ma non so come fare a rispettare gli impegni che devo assolvere. Vi ringrazio. Grazie mille. Grazie, arrivederci e buon lavoro. Mi sentite, vero? Presidente, dica. Vi saluto anch'io e buon lavoro e spero di potervi rivedere al più presto. E buon lavoro. La inviteremo prestissimo, vero Luisa? Così ci rivediamo nuovamente. Benissimo. D'accordo. Grazie mille, grazie. Bene, ripartiamo allora da alcune cose dette. Il direttore Versari diceva in realtà di nutrire lo spirito critico, no? Di parlare sia delle cose belle che delle cose brutte, ed è in realtà, quando si parla di Europa, in realtà quello che noi facciamo tutti i giorni, Luisa Cicognetti, no? Certo. Cioè noi cerchiamo di fare in modo che i ragazzi, fin dai più piccolini fino ai più grandi, conoscano la realtà. Noi vogliamo dargli degli strumenti e la storia ci aiuta a farlo, no? La storia ci aiuta per dare loro gli strumenti per essere consapevoli della realtà e per farsi una propria consapevole opinione. E quindi adesso diamo subito la parola a Luisa Cicognetti, direttrice dell'Istituto Storico Parri, che diciamo ci farà il suo saluto, che sarà anche un po' un'introduzione della seconda parte di questo pomeriggio con il professor De Bernardi e la professoressa. Va bene? La parola allora a Luisa Cicognetti. Sì, sarà un saluto molto breve perché è bene dare spazio anche ai contenuti, cioè questo è un incontro finale di un corso che però ha visto davvero molta carne al fuoco e sono veramente felice che sia stato ricordato la lunga tradizione di collaborazione con Europe Direct e l'Assemblea regionale e ovviamente anche l'Ufficio Scolastico regionale, perché questa lunga collaborazione ci ha portato un po' anche ai risultati di oggi, cioè noi fin dal 2015, forse anche prima insieme, abbiamo cominciato a lavorare alla didattica della storia digitale, se ricordi Stefania, cioè lo ricordi benissimo, insieme abbiamo dato avvio a un progetto europeo che abbiamo appunto chiamato eStory, dal quale un po' abbiamo anche tratto le linee guida per questo corso del quale poi i risultati ben più, come dire, competente di me, Agnese Portincasa, che è la coordinatrice e nonché la responsabile dell'area didattica dell'Istituto Parri, assieme ai collaboratori Davide Sparano e Filippo Ferrara, hanno diciamo così messo in piedi. Davvero vorrei sottolineare questa collaborazione che non è stata negli anni soltanto formale o soltanto così sulla carta, ma è efficace. Efficace a tal punto che, come una scommessa, in questi mesi, in aprile, abbiamo presentato un'altra domanda di progetto europeo, sempre legato alla didattica digitale, sempre legato ai temi della formazione digitale dei docenti e all'implementazione della media literacy, che oggi come oggi è un tema fondamentale. Noi sappiamo che la Commissione europea già da anni aveva lanciato le linee guida sulla media literacy e sul, come dire, il superamento del digital divide, temi assolutamente fondamentali oggi. Quindi diciamo che l'Europa bella, il futuro, no? il lato bello della vita, come direbbe il dottor Versari, cerchiamo di immaginarcelo anche in un prossimo futuro. Quindi io davvero darei la parola ad Agnese Portincasa per introdurre i temi e come dire, per tirare un po' le somme di quello che è stato il lavoro di questi mesi. Grazie. Buonasera a tutti. Non ripeto i ringraziamenti per andare subito al dunque, ma insomma
Sicuramente voglio ringraziare i colleghi che vedo qui presenti, siete stati coinvolti, come succede in questi giorni, purtroppo un po' così all'ultimo momento, però vedervi così numerosi fa piacere, perché comunque siamo stati interrotti bruscamente, molto bruscamente, in un momento tra l'altro che stava cominciando a diventare interessante dal punto di vista del nostro apporto propositivo, della progettualità che doveva far parte di questo corso, che è soltanto rimandato, cioè mi viene, ve lo dico proprio con franchezza, spero semplicemente che tiriamo le fila ora adesso di questo corso di formazione per quest'anno scolastico, ma ci sarà modo per continuare a ragionare su queste cose, magari sempre con le stesse persone. E ringrazio anche il professor Alberto De Bernardi e la professoressa Manuela Fabri dell'Università di Bologna, che sono qui. In realtà è voluto, nel senso che Alberto De Bernardi aveva iniziato con la sua bellissima lezione questo corso, e Manuela Fabri doveva terminarlo, in realtà lo sta terminando e poi spieghiamo quando le darò la parola. Però vorrei, avevo già dato questa sollecitazione ai docenti presenti, vorrei che lo ascoltassimo e ascoltassimo tutti insieme quello che i professori hanno da dirci, ed eventualmente se avete domande, questioni, sollecitazioni, c'è la chat che ci permetterà magari in fondo di sottoporre ai docenti le nostre curiosità. In tempi tra l'altro di DAD possono essere sollecitazioni molto utili, e la condivisione è quanto meno importante. Allora, per dare la parola ad Alberto De Bernardi, volevo ricordare brevemente appunto questa sua lezione del novembre scorso. E volevo, anche se siete già stati informati, volevo dirvi che sotto forma di intervista la sua lezione è entrata nella rivista che si occupa di didattica della storia, che è la rivista dell'Istituto Nazionale per la Storia della Resistenza in Italia, Ferruccio Parri, appunto in 900.org. Il titolo della sua lezione era "Per una storia dell'Europa contemporanea", e io ricordo non solo che fu particolarmente apprezzata, e quando ci vedemmo nell'incontro successivo del percorso 2 con i docenti, tutti mi chiesero immediatamente gli appunti, perché avevano voglia di utilizzare al più presto quelle sollecitazioni. Ma nell'intervista che ho richiesto ad Alberto De Bernardi avevo fatto un'ultima domanda, e la potete anche vedere su 900, legata a questa nuova sfida di cui tutti stiamo parlando evidentemente. Per cui chiedevo ad Alberto di tirare le fila da quel novembre ad oggi rispetto alle sfide del presente. Quando ho fatto la domanda per 900 ho fatto riferimento a una sollecitazione che mi arrivava da più parti, da parte dei docenti, e cioè i ragazzi ci chiedono conto di un senso che è anche il senso della storia, no? Cioè, certo questo è un dato di stretta attualità, ma in passato già ci sono state cose simili o che possono essere considerate simili. I docenti di storia come possono rispondere alla domanda di senso che arriva dall'emergenza di questa pandemia? Grazie. È scomparso. Devi spingere il microfonino per avere la voce. In questo momento lo vedo rosso, deve diventare verde. Eccolo. Ecco. Allora, io ho sentito la discussione, soprattutto il quesito postomi da Agnese alla fine del suo intervento. Io, visto che noi parliamo tra insegnanti di storia, la prima sollecitazione che io vi vorrei dare è che l'Europa bisognerebbe insegnarla, cosa che invece non accade, perché l'Europa è il grande assente della
formazione storica degli italiani, ma non solo, direi anche degli europei. Cerco di chiarire molto bene il senso di quello che dico. Chi ha i capelli come i miei, cioè radi e bianchi, ma non solo chi ha i capelli come i miei, anche delle generazioni più giovani, hanno studiato l'Europa senza saperlo, vale a dire che hanno studiato una storia generale, una storia universale, che era in realtà la storia di un pezzetto dell'Europa. Quindi hanno studiato storia europea senza che questo contenitore, cioè l'Europa, diventasse effettivamente l'oggetto della sua formazione. Cioè hanno confuso la storia generale con la storia di un pezzetto di un continente, che tra l'altro è quello nel quale nasce l'idea d'Europa ed è quello nel quale nasce l'idea dell'eurocentrismo come cultura dell'Europa egemone nel mondo tra la metà dell'Ottocento e gli anni 30. Quindi noi abbiamo studiato indirettamente l'Europa senza mai domandarci che cos'era dal punto di vista storico-culturale, ma quindi anche formativo, cioè qual era l'obiettivo formativo di una storia che ha al centro l'Europa senza mai dirsi perché l'Europa è al centro e al centro di cosa e quale Europa è al centro di quel contenitore generale che noi abbiamo chiamato storia. E questo è il primo punto, cioè noi dobbiamo mettere ad oggetto della riflessione didattica l'Europa. L'Europa come storia, l'Europa come storia di lunga durata, l'Europa come geostoria, per il semplice fatto che l'Europa è cambiata nel corso dei secoli, sia dal punto di vista della sua percezione, della sua autorappresentazione, ma anche della sua dimensione territoriale. Per il semplice fatto che noi continuiamo a chiamare, per esempio, Europa, l'Europa dei sette che fanno la CEE nel 57, l'Europa dei 12 che fanno il trattato di Maastricht nel 1992 e l'Europa dei 27 che è oggi. Voi capite che sono tre Europe geograficamente differenti, eppure per noi quella storia è sempre la storia d'Europa, no? Così come se guardiamo al passato, Europa è l'Europa carolingia diciamo disegnata da Carlo Magno, l'Europa è l'Europa diciamo delle grandi conquiste geografiche che scopre l'America e costituisce diciamo il centro del mondo, l'Europa è quella che fa la prima guerra mondiale, ma sono Europe completamente differenti geograficamente e anche concettualmente, cioè rappresentano delle storie diverse. Io detto questo, che mi sembra importante capire che noi dobbiamo tematizzare l'Europa, no? Se noi la vogliamo davvero conoscere, quindi vogliamo che le nuove generazioni si confrontino su questa tematica dell'Europa, oltre a fare questo, noi dobbiamo partire da un'altra considerazione che rende il tutto assolutamente più difficile. Cioè l'Europa non esiste. Non esiste territorialmente, non è un continente come gli altri. L'Europa è una coscienza, è una invenzione culturale, è una costruzione di uomini e popoli, di stati e di nazioni che hanno vissuto su questo continente, che non è neanche un continente perché è un frammento occidentale, diciamo così, di una grande area di terre emerse che ha preso il nome di Eurasia, o meglio di Asia, no? Quindi la costruzione dell'Europa è il centro, dal nostro punto di vista, della storia di almeno, diciamo, due millenni. Sì, perché la parola Europa, lo sapete tutti, l'hanno inventata i greci, eccetera, eccetera, nasconde questa idea di un continente, di uno spazio territoriale che è rapidamente assume i caratteri di uno spazio culturale, di uno spazio politico, di uno spazio ideale, no? Contro i barbari, contro l'assolutismo, contro l'Oriente, cioè nel tempo questa Europa si definisce per antagonismo rispetto agli altri mondi che non sono il suo. E questo
diciamo, suo mondo, diciamo, questo suo mondo è un mondo che è caratterizzato da alcuni elementi che sono durano nel tempo, cioè innanzitutto il pluralismo delle sue forme politiche, il pluralismo delle sue statualità. Pensate al Medioevo, ci sono regni, imperi, città comunali, chiese, no? Sono in realtà centri, diciamo, politici di una polifunzionali, potremmo dire, alla costruzione di un continente che ha dei suoi confini mobili. Una volta sono i Pirenei, un'altra volta sono la Vistola, un'altra volta sono il Danubio e il Reno, un'altra volta sono gli Urali, a seconda di chi è egemone nell'Europa in questo pezzo di terra, diciamo, nel corso del tempo. Questa è una storia di lunga durata dell'Europa, che però è una cosa importante, perché questo già nel Cinquecento vi era la percezione che l'Europa era, come dire, un ircocervo che era difficile prendere in mano, perché l'assenza di un confine e la costruzione ideale che giustifica i confini che di volta in volta l'Europa si dà pongono un problema enorme dal punto di vista della ricostruzione storica. Ma questa è, diciamo, una storia di lunga durata di una idea di Europa che ovviamente con l'illuminismo tocca le sue vette più elevate. È un'idea di Europa che si definisce in quanto terra della libertà, terra dell'uomo, degli individui, terra dell'umanesimo, contro altri mondi che sono in qualche modo i centri dell'assolutismo, i centri dell'oppressione, i centri della dittatura, no? Eppure questa Europa poi produce le due più terribili dittature che la storia abbia mai conosciuto, cioè il fascismo e il comunismo. Quindi produce una superfettazione di tutto ciò contro cui, diciamo, aveva sempre combattuto e si era storicamente identificata, perché lo genera al suo interno ai massimi livelli. Quindi siamo di fronte a una serie di contraddizioni che però, se noi prendiamo l'Europa come punto di riferimento, riusciamo a storicizzare. Questo però è un pezzo della storia. L'altro pezzo è l'Europa che diventa istituzione, perché questo è il punto che è ancora più assente nei manuali, perché dal 1957 l'Europa è una istituzione che è a sua volta un ircocervo, diciamo, mai tentato nella storia dell'umanità. Cioè mettere insieme dentro un organismo internazionale, perché la CE è un'organizzazione internazionale che però si dota di poteri sovrani, cosa che nessun'altra organizzazione territoriale internazionale ha, si dota di poteri sovrani, di forme di autogoverno sovranazionali, e attraverso questa prospettiva cerca di costruire un'altra cosa mai verificata, cioè federare degli stati che preesistevano allo stesso processo federativo, no? È chiaro che l'America può federare, perché gli stati si costruiscono mentre si costruisce la federazione, e alla fine, dopo un lungo itinerario, si può costruire un sistema federale. Invece noi dobbiamo federare degli stati che hanno 500, 600, 400 anni e che per giunta nel corso degli ultimi 4 secoli si sono continuamente e permanentemente combattuti. Quindi la sfida è enorme. La sfida è enorme. Bene, della centralità di questa sfida non c'è traccia in un manuale scolastico. Non c'è traccia. Perché se voi guardate un bel momento nel capitoletto che si occupa, come dire, dello sviluppo del secondo dopoguerra, del boom economico, eccetera, eccetera, c'è un pezzo che dice che nasce la comunità europea, la CE, come se fosse, come dire, un fatto, come possiamo dire, un fatto ordinario. Invece qui c'è una dimensione straordinaria, una dimensione straordinaria, un tentativo unico nella storia, non solo recente, ma nella storia di lunga durata di ogni continente, perché in nessun altro posto è stato tentato un'operazione di questo genere, di costruire, cioè, una federazione di stati preesistenti, ognuno dei quali con una sua storia, una sua costituzione, una sua biografia della nazione, una sua identità, una sua cultura nazionale e così via. Quindi questa operazione è fondamentale. Capire perché
nasca e con quali finalità viene in qualche modo a proporsi. E qui vorrei partire da un punto importantissimo che giustifica, poi mi avvio alla conclusione, che giustifica il senso, come possiamo dire, di questo percorso che vi ho proposto. Nel 43-45 due grandi storici, Federico Chabot e Fèvre, Lucien Fèvre, fanno due grandi corsi universitari. Il primo lo fa alla Statale di Milano tra il 43 e il 44 e lo reitera l'anno successivo, e Fèvre fa una serie di lezioni, 26 lezioni, un grande corso al Collège de France, sempre tra il 44 e il 45. Quindi voi capite, siamo nell'Europa ancora in guerra, siamo in un'Europa che è ancora in gran parte sotto la dominazione nazista, siamo in un periodo tremendo della storia mondiale e della storia d'Europa in particolare, che è il campo di battaglia della guerra più spaventosa mai pensata dagli esseri umani, e questi due storici riflettono sull'Europa, cercano di individuarne i fili conduttori, i fili costitutivi, e concludono, senza essersi conosciuti, senza essersi mai letti, senza aver concordato ovviamente nulla di quello che stavano dicendo come docenti, si domandano: ma questa Europa che ha questa grande tradizione, come si fa a fare? Come la si può costruire davvero? No? Come si può passare, diremmo oggi, dalle parole ai fatti? Beh, il tentativo che fanno gli uomini che da Ventotene costruiranno piano piano l'Europa è tentare di rispondere a questa domanda, cioè costruire davvero l'Europa e farla diventare effettivamente un attore politico, un attore economico, un attore sociale in grado di riprendere dentro di sé quella lunga tradizione e trasformarla in governo concreto dei processi storici del continente. Noi abbiamo quindi dietro le spalle questo tentativo che va analizzato per quello che è. Ovviamente se noi lo guardiamo sempre con la logica, ma ci hanno dato, non ci hanno dato, ma abbiamo chiesto, non ci hanno dato, quelli del nord sono tirchi, quelli del sud sono spendaccioni, non capiamo niente, niente dell'Europa. Così non ne veniamo a capo. Anzi, c'è un lavoro enorme che dovrebbero fare i professori di scuola, è quello di smontare poco a poco questa ricostruzione fantasmatica dell'Europa, tutta figlia, diciamo così, di modesta politica nazionale, che fa perdere di vista il senso profondo dei processi. Guardate bene però che il senso profondo dei processi non sta nella morale. Cioè il tentativo di dire ragazzi innamoratevi dell'Europa come dire moralistico e come dire dovete avere fede, ma non è detto che la fede sia una soluzione. Noi dobbiamo storicizzare la roba perché deve diventare l'oggetto di un studio attento, visto che in 70 anni questi 70 anni di Europa si possono studiare. E quindi per studiare noi dobbiamo periodizzare, che è la prima cosa che si fa. Quindi noi dobbiamo distinguere in questo settantennio non solo le varie geografie, i 7, i 12, i 9, i 12, fino ai 27, ma distinguere i capisaldi istituzionali e concettuali, politici, che fanno questa storia. C'è Roma, ma c'è Maastricht, c'è l'atto unico dell'86, c'è Maastricht nel 92, c'è Lisbona del 2007. Queste sono le pietre miliari di un'evoluzione che risponde a questa questione che aveva persino posto con grandissima forza proprio Spinelli e i quattro amici di Ventotene. Come si fa a inglobare dentro una dimensione sovranazionale la nazione ottocentesca, che è una nazione nazionalista? Perché sia il nazionalismo buono di Mazzini che il nazionalismo cattivo dei nazionalisti tedeschi della seconda metà dell'Ottocento nascondono però l'idea che un'identità della nazione esista, che questa identità può convivere pacificamente con altre identità, oppure no, può diventare invece oggetto di un contrasto permanente per il comando, il dominio, l'allargamento territoriale, ma in ogni caso queste nazioni sono
come dire, degli unicum che hanno dentro un'identità, una storia, una tradizione che è in qualche modo, come dire, costitutiva di una missione che poi ogni nazione inventa per se stessa. Ecco, come si fa a disintegrare tutto questo, metterlo sullo sfondo per fare emergere invece una realtà sovranazionale dentro cui le persone possano convivere senza perdere la loro identità locale, ma assumendone un'altra internazionale, cioè europea? Fino adesso questa operazione non è riuscita. Non è riuscita perché, come dire, la nazione ha resistito. La nazione ha resistito. Non solo perché queste nazioni, che fu sconfitte nella Seconda Guerra Mondiale, quindi costrette a fare il primo passo in direzione della costruzione federale, quella stabilita dal Trattato di Roma, si ritenevano però delle grandi nazioni. Quindi man mano che si distanzia il collasso della Seconda Guerra Mondiale, questi, le nazioni vogliono tornare ad avere un ruolo nazionale, un ruolo importante, un ruolo internazionale. Una di queste addirittura, la Gran Bretagna, era, come dire, al centro di una dimensione, il Commonwealth, che era di fatto ancora una dimensione imperiale, ma fino alla fine degli anni 60 alcune di queste, la Francia in particolare, aveva un impero coloniale sempre più piccolo, ridimensionato, ma un impero coloniale. Bene, mettere insieme l'interesse di queste nazioni e farle convivere dentro un interesse superiore è stata un'operazione molto complessa, che va studiata, che va analizzata, cioè per cercare di capire come il gradino minimo di questa unione, cioè mettere insieme l'economia e costruire un grande mercato che è stato il baricentro, possiamo dire, del boom economico continentale, ecco, questo passo doveva generare poi il secondo e poi il terzo, cioè in direzione di un'unità territoriale e poi in direzione di una unità politica. E questo è un cammino, come diciamo hanno capito e pensato i padri fondatori, persino Spinelli, che era il più ideologico dal punto di vista federalista di tutti gli altri, hanno capito che la storia era lunga, che il processo era lungo, che ci potevano essere rincuri e ritorni, battute d'arresto. Perché costruire appunto questo il Ircocervo, che non è uno Stato, non è un'istituzione internazionale, non è diciamo un organismo interstatale, ma vuole essere qualcosa di più, ma questo qualcosa di più non può volerlo fino in fondo, cioè fino a quando gli Stati nazionali, che sono depositari della sovranità, non gliela cedano, e fino adesso ne hanno ceduta spizzichi e bocconi. Ecco, questo processo è ovvio che sia lungo. È ovvio che sia lungo e sia ovviamente costantemente minacciato di tornare indietro, minacciato di essere disintegrato, di essere cancellato. Ecco perché noi non dobbiamo mai guardare con un occhio disincantato le fatiche che sono state fatte prima di Maastricht per mettere insieme una struttura che sapesse resistere alle pulsioni distruttive della nazione, che c'erano, nonostante che il fascismo fosse stato sconfitto e tutti avessero capito che il nazionalismo, diciamo, autoritario era una minaccia enorme per la pace del pianeta. Nonostante questo, la nazione resiste. Resiste anche perché è costituita di elementi profondamente radicati delle persone, delle comunità, no? Noi ci riconosciamo, italiani, il cibo, la chiesa, i monumenti, la spiaggia, l'ombrellone, la nostra storia. E Leopardi e Manzoni, ecco, noi ci riconosciamo in questa storia. È difficile, come dire, che noi ci riconosciamo in Manzoni, ma anche un po' in Cervantes, ma anche un po' in Victor Hugo. Non è così, noi siamo questo. Quindi come si fa a diventare europei concretamente, non nell'iperugianio delle retoriche, ma concretamente? Questo è un processo enorme che si deve strutturare per istituzioni, cioè deve consolidarsi dentro meccanismi istituzionali che oggi hanno fatto solo una parte del cammino. Per esempio, ne abbiamo fatto una bellissima sul fronte della giustizia, perché la Corte di Giustizia Europea è un grande organismo per la giustizia europea, che dà garanzia ai cittadini europei tutte le volte che si sentono minacciati da operazioni giuridiche
dei loro stati che ritengono ingiuste. Quindi c'è per esempio una costruzione giuridica importantissima che l'Europa ha fatto. La Corte europea è una corte che condanna, è una corte che stabilisce il diritto, che difende i cittadini ad uno nei confronti di minacce che la loro libertà subisce. Ovviamente l'economia, il mercato unico è una grandissima costruzione, noi non ce ne rendiamo conto, ma se non ci fosse questo mercato unico, cioè un'area dove circolano il 50% delle merci del pianeta e dove è concentrato il più basso tasso di industrializzazione, tecnologie e benessere collettivo, ecco, noi non vivremmo come viviamo. Pensare che noi avremmo potuto fare il cammino che abbiamo fatto fino ad oggi, rimanendo l'Italia degli anni 30, la Germania degli anni 20 o la Francia degli anni 10, quando erano tutte grandi potenze, ecco, questo sarebbe una follia. Noi siamo quel che siamo perché lo dobbiamo a questa intelaiatura economica fondamentale che consente a questa popolazione di 400 milioni di abitanti di vivere in uno stato di benessere che non avrebbero avuto se ognuno di questi milioni di abitanti fosse stato solo nel suo stato nazionale, ancorché legato da accordi economici con gli altri. Un'ultima questione. C'è in noi, diciamo, ogni volta che noi parliamo di Maastricht, io sono convinto che se io adesso ve lo chiedessi a tutti quelli che sono qui collegati, noi daremmo un giudizio negativo. Maastricht, è quello lì dove c'è il neoliberismo, dove c'è l'austerity, ecco, nulla di più falso. Maastricht è stato il più grande tentativo di elaborare gli architravi, i pilastri dell'Europa politica in chiave federale, mai fatto in precedenza, mai fatto in precedenza. Quindi la storia dell'Europa dall'atto unico 1986 al Maastricht 1992 è un'Europa che è in grado di reggere un allargamento territoriale che era la fine della guerra fredda, che era la caduta del comunismo, che era la caduta del fascismo in Portogallo, in Spagna e in Grecia. Quindi l'unificazione europea dentro la democrazia elaborata dalla comunità europea è un enorme successo, perché senza uno spargimento di sangue, senza drammi terribili, milioni di polacchi, spagnoli, greci, ungheresi sono entrati in una comunità democratica. Certo, portandosi dietro un'eredità che noi vediamo riemergere, no? Riemergere dentro, diciamo, esperienze politiche nazionali che ci inquietano. Però noi non dobbiamo dimenticare che questa inquietudine è perché il nazionalismo dei polacchi, dei rumeni, degli ungheresi è stato il grande antidoto contro il comunismo. Senza quel nazionalismo lì, la identità di queste popolazioni che hanno vissuto sotto il tallone di uno Stato totalitario si sarebbe perduta. E quindi è chiaro che questi sono nazionalisti, nel senso che è stata la cultura di difesa che hanno dovuto in qualche modo difendere, in qualche modo elaborare per resistere all'oppressione. No? Quindi, però bisogna intendersi, quella del comunismo è stata un'oppressione, se invece noi pensiamo che era il regno di Bengodi, non riusciamo a capire l'Europa così come oggi, no? Quale problema ha di integrare storie che hanno avuto nel corso del Novecento un rapporto con la democrazia tutto affatto differenziato, no? E tutto affatto contraddittorio, noi coi fascisti, quelli coi comunisti e così via, no? Quindi è chiaro che dentro Maastricht c'è il tentativo di dare ordine a questo continente, dare il mercato unico, dare Schengen, no? Dare Erasmus, cioè politiche culturali, politiche di movimento della popolazione al di là dei confini per farci sentire tutti europei, e ovviamente c'è però l'identità nazionale che è, come possiamo dire, una brutta bestia, perché riemerge tutte le volte, ma non è riemersa in Polonia. Non dobbiamo dimenticare che l'Olanda, la Finlandia e la Francia hanno respinto con un referendum la Costituzione europea, che era stato, come dire, l'ultimo passo voluto da Maastricht, cioè
creare una commissione per scrivere la Costituzione europea e quindi far diventare l'Europa non quell'ircocervo, ma qualcosa di più simile a uno Stato federale, con una Costituzione unitaria, come gli Stati Uniti d'America. No? Bene, la bocciatura non l'ha fatta la Polonia, non l'ha fatta la Cecoslovacchia, l'ha fatta la Francia, che era un paese costitutivo dell'Europa in quel fatidico 1950. Quindi voi dovete capire quanto è difficile, no? Quanto è difficile il cammino, quanto è difficile, diciamo così, governare questo rapporto fluido tra la nazione e l'Europa. Noi abbiamo avuto due momenti cruciali dove questo rapporto ha rischiato di sfasciarsi definitivamente e dove invece ha dimostrato di, come dire, poter elaborare al suo interno degli strumenti per sopravvivere e rilanciare. Una è stata la gestione della crisi dei debiti sovrani del 2012-2011-13, nel quale l'Europa ha rischiato di sfasciarsi perché la strumentazione, diciamo, economica che la forza egemone tedesca aveva imposto non era in grado di gestire l'integrazione europea e fargli gestire una cosa che l'Europa mai aveva dovuto gestire, cioè una crisi economica di dimensioni spaventose dentro cui quel progressismo universalistico che era fondante della sua identità storica si è, come dire, drammaticamente infranto. Drammaticamente, no? E quindi qui, se non ci fosse stato il colpo di genio di Draghi, che ha, come dire, costruito per via monetaria quella integrazione in grado di rispondere alla sfida economica, se non ci fosse stata questa forzatura, e non più tardi di pochi giorni fa, diciamo, la Germania, diciamo, i giudici tedeschi gli hanno rinfacciato di avere, come dire, essere andato contro e oltre i suoi poteri, cosa peraltro difficilmente smentibile, perché ha cercato Draghi di fare della BCE la Federal Reserve senza che la BCE lo fosse, però diciamo questa forzatura è servita, lasciandosi però dietro uno strascico di difficoltà di incomprensioni che sono stati ovviamente alla base della rinascita e dello sviluppo del populismo, del sovranismo, cioè del più grande attacco all'Europa che mai era stato portato dalla sua nascita. Ma quell'attacco all'Europa nasce dalla incapacità di aver dato seguito alle indicazioni di Maastricht e invece averle fatte arenare dentro un intergovernativismo fine a se stesso, come quello che era stato di fatto sancito nel Trattato di Lisbona del 2007. Poi è arrivato il coronavirus e quindi fronte a una crisi che non è asimmetrica, forti di quella lezione e forti anche della strumentazione che in quel periodo difficile era stata ipotizzata, l'Europa ha retto molto meglio. Ha retto molto meglio e la prova che abbia retto molto meglio si dimostra del fatto che il populismo è silente, non ha invocato fili spinati, non ha invocato fuoriuscite, non ha invocato, come dire, la mobilitazione popolare contro le burocrazie di Bruxelles, no? E quindi l'Europa è riuscita a apparire ai suoi cittadini come non l'ultima ancora, non come l'ultimo salvagente, ma come l'ancora. E come il salvagente, senza il quale l'Europa, le singole nazioni sarebbero state travolte. Basti pensare a un piccolo dettaglio. Come avremmo noi potuto passare da un debito pubblico intorno al 130% del PIL a uno del 160%, senza che lo spread subisse una impennata distruttiva, se non ci fosse stata l'Europa. L'Europa come erogatore di risorse, ma l'Europa come garanzia che questo straordinario debito pubblico verrà ripagato a chi? Non ai nostri nipoti, a quelli che ci hanno prestato i soldi, cioè alla miriade di soggetti economici che comprano quotidianamente i debiti sovrani degli Stati europei.
perché un finlandese, un fondo svedese, una banca di Hong Kong dovrebbe comprare il debito italiano che è cresciuto del 160% e che ovviamente lo Stato in sé per sé non ha i soldi per restituirlo, no? Perché lo compra? Perché sa che c'è una garanzia europea che consente a questo debito di essere gestito come una dinamica economica tutto sommato stabile. Perché presto dire, come dice Borghezio, vendete la Sicilia, poi bisogna vedere che qualcuno la compri la Sicilia, perché se questo qualcuno non c'è è una metafora priva di senso comune. Bene, quindi diciamo da questo punto di vista l'Europa oggi è qui, è di fronte a una situazione critica che, come spesso si dice, può diventare un'opportunità. Se c'è un luogo dove il famoso dibattito tra pessimisti e ottimisti ha un suo diciamo centro, è l'Europa, perché noi possiamo regredire indietro, ritornare non tanto all'austerity ma al pluralismo schizoide e schizofrenico delle posizioni degli stati nazionali, ognuno alla difesa di se stesso, oppure fare un salto in direzione di una ulteriore soglia di condivisione e di mutualismo politico del continente, dandogli sovranità in campi dove l'Europa non l'ha mai avuta. E il primo e più importante è la sovranità sanitaria. Abbiamo visto che quando si dice ma l'Europa non fa niente, non fa niente perché gli stati per 70 anni non hanno dato sovranità sanitaria all'Europa. Ora bisogna darlo. Quindi bisogna che ci sia una maggior sovranità sanitaria in Europa, che sia in grado di gestire il sistema ospedaliero dalla ricerca fino ai costi delle siringhe dentro una condizione una condizione nuova che va legiferata, che va, su cui bisogna costruire delle istituzioni e così via. Quindi noi abbiamo oggi delle sfide che sono molto chiare, ma sapendo che il rischio che l'Europa ha corso nel primo decennio del XXI secolo, ottimisticamente possiamo pensare che sia superato. Concludo per dire che tutto quello che io vi ho detto, ammesso e non concesso che sia orocolato, ma non lo è, ma è comunque un tentativo di leggere la storia europea, bisogna farcelo stare nei manuali, bisogna metterlo al centro degli insegnamenti, se no è difficile che i nostri studenti siano consapevoli, cioè guardino all'Europa con quel senso critico che appunto Versari ci ricordava all'inizio. Io ho terminato. Grazie Alberto, grazie veramente tantissimo di tutte queste illuminazioni, direi, e soprattutto per le sollecitazioni che ci arrivano rispetto al fatto di non perdersi nell'iperuranio delle retoriche che non aiutano probabilmente i ragazzi a comprendere. Però non la faccio tanto lunga, anche se poi sì, la professoressa Trippa ringrazia, ma credo che il ringraziamento vada a nome di tutti. Grazie a voi di avermi invitato. Allora, però abbiamo ancora la professoressa Fabbri, professoressa associata in didattica e pedagogia speciale presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, alla quale era stato affidato il compito di terminare questo bellissimo corso. Ora, non so se i manuali potranno molto velocemente e presto superare la lacuna che sottolineava il professor De Bernardi. Certamente corsi come questi, guardo Stefania Fenati, Luisa Cigognetti, comunque lavorano in questa direzione. Manuela Fabbri non ha avuto la possibilità di completare, diciamo così, il corso, però, e molti di voi già lo sanno, per chi non lo sapesse lo ripeto, si è prestata a fare questa cosa estremamente faticosa, questo ce lo racconterà lei, che probabilmente tutti voi che siete in servizio a scuola conoscete bene, di passare da un discorso in presenza che lei aveva già immaginato a 4 micro lezioni che mi sembra che adesso stia registrando la terza, quindi è a metà del suo percorso, che sono caricate, che
saranno caricate, sono già le prime due sul sito di Europe Direct e che sono a disposizione dei docenti per il tema che lei doveva affrontare. Il titolo della sua lezione doveva essere l'educazione alla cittadinanza digitale in un'Unione Europea che cambia. Allora, ci sono due questioni che vorrei sottoporti, Manuela, che erano legate, ce le eravamo già dette, insomma erano le più interessanti. Ti sei trovata nella medesima situazione dei docenti che ci stanno seguendo, cioè avevi immaginato di vederci e di parlarci e invece sei stata costretta a fare qualcosa a distanza. Che cosa è successo di quello che dovevi dirci e come questa esperienza anche di traduzione, di trasposizione, può diventare il volano per un'educazione alla cittadinanza digitale? È un domandone, mi rendo conto, ma immagino che anche tu saprai darci utilissime suggestioni. Allora, salve a tutti, saluto al volo, ringrazio il collega per la bella, appunto, il bel intervento interessante, ringrazio la dottoressa Fenati e la direttrice Cigognetti dell'Istituto Parri e insieme in particolare Agnese, la dottoressa Portincasa e i collaboratori Sparano e Ferrara che mi hanno appunto coinvolta in questo corso e con i quali portiamo avanti già da anni una fruttuosa collaborazione sia a livello personale sia a livello di Dipartimento di Scienze dell'Educazione. Le iniziative sono molteplici. Per quanto riguarda questo corso, sì, avevamo inizialmente parlato di 3 ore in presenza, nel quale appunto io mi ero data disponibile anche ad aggiungere ore per lavorare con i colleghi docenti che saluto, non ho ancora salutato e non ho ancora purtroppo visto. Per sperimentarci in possibile appunto sperimentazione sul campo relativamente a come è possibile educare alla cittadinanza digitale, quindi attraverso le tecnologie. Abbiamo dovuto, mi sono trovata in quanto docente di questo corso, ma anche in quanto docente universitario, a dover improvvisamente modificare la didattica. In quanto insegno sia didattica sia tecnologia della conoscenza, diciamo che ero già un attimo propensa a... Però chiaro che è stato molto molto difficoltoso e pesante. Immagino che questo mio pensiero sia condiviso da tutti voi docenti che vi siete appunto trovati anche voi improvvisamente a svolgere la didattica a distanza. Quindi le 3 ore in presenza, parlando appunto con la dottoressa Portincasa e i collaboratori, abbiamo pensato proprio in un'ottica di sostenibilità di renderla, visto che doveva essere a distanza, della durata di un'ora, anche proprio per evitare il sovraccarico informativo che necessariamente in questo periodo siamo appunto sommersi da cose, da video formative o meno, da tutta una serie di cose da leggere, documenti anche legati scolastici, legati al coronavirus, quindi a questo momento particolare. Quindi abbiamo pensato di trasformare queste 3 ore in presenza in un'ora a distanza, segmentata, appunto suddivisa in 4 piccoli interventi da 15-20 minuti ciascuna. Purtroppo, per quanto riguarda, quindi abbiamo modificato il tempo e anche la metodologia, perché rispetto a una metodologia in presenza e quindi in cui si poteva co-costruire la conoscenza lavorando insieme, discutendo eccetera, abbiamo dovuto optare per una didattica meramente erogativa. Potevamo sicuramente utilizzare uno strumento come Meet e quindi poter parlare eccetera, però abbiamo pensato veramente proprio a livello di sostenibilità per voi docenti di non chiedervi anche questo sforzo e quindi abbiamo pensato a queste micro lezioni messe a disposizione con tutti i pro ma anche i limiti che questo ha comportato e sta comportando. Entrando in merito delle lezioni che appunto stiamo svolgendo, la prima lezione che trovate, che avete forse già visto, parlava proprio della didattica a distanza, cioè come può essere trasformata questa didattica, che non è una mera trasformazione della didattica che faccio in presenza in versione online e non è neanche semplicemente
un inserimento delle tecnologie all'interno della didattica. È un qualcosa di più che riguarda le competenze tecnologiche, ma soprattutto le competenze didattiche di un docente. In questo periodo abbiamo visto che la didattica a distanza ha sostituito completamente quella in presenza. Ecco, ci tengo a dire che per quanto mi riguarda, ma anche per quanto riguarda l'Ateneo, non crediamo a questa sostituzione, ma a un affiancamento, un'integrazione sicuramente. Quindi all'interno del primo intervento vengono riprese tutte le variabili del contesto educativo per trasformarle, per ipotizzarle, considerando una didattica a distanza. Quindi abbiamo preso in considerazione lo spazio, gli strumenti, gli ambienti, le regole, la tempistica, la relazione, molto importante, il feedback dello studente, fino ad arrivare alla modalità di apprendimento e alla valutazione. Alla fine, tra l'altro, proprio perché questa lezione non è stata in presenza, abbiamo anche pensato con appunto i colleghi dell'Istituto Pari di supportare la lezione attraverso del materiale, che sono le slide che appunto accompagnano la lezione, piuttosto che tutta una serie di risorse informatiche che vengono appunto alla fine, per esempio, della prima lezione proposte agli insegnanti. Sono strumenti quali, per esempio, strumenti all'interno del repository docente virtuali piuttosto che insegnanti 2.0, sono convinta che possiate trovare dei materiali molto molto validi. Per quanto riguarda la seconda lezione, abbiamo parlato degli ambienti digitali considerati come amplificatori di cittadinanza, per ricollegarci un po' a tutti gli interventi fatti finora, quindi come strumenti di agentività e di empowerment per quanto riguarda noi e i nostri studenti, noi in quanto cittadini e i nostri studenti. E quindi abbiamo trasformato l'imbuto didattico in megafono proprio che apre a tutta una serie di dimensioni educative che possono essere sviluppate anche all'interno degli spazi, degli ambienti virtuali. E quindi in questo intervento molto più pratico del precedente vengono individuati dei percorsi concreti in cui proporre appunto una dimensione attraverso le tecnologie, una dimensione più informativo fruitiva della nostra didattica, una dimensione più comunicativa, una meta riflessiva e una più creativa. Nella terza e quarta lezione, ma sono aperta a qualsiasi suggestione o comunque proposta dei corsisti che ci stanno seguendo, pensavo di riprendere il concetto molto importante di didattica per competenze, concetto già presente all'interno della prima micro lezione, per approfondirlo e vedere cosa comporta a livello di didattica scolastica in presenza e anche ovviamente online. Per poi approfondire il concetto di competenza di cittadinanza e di competenza digitale, partendo da tutta una serie di documenti, quali il documento delle Nazioni Unite, quindi l'Agenda 2030 relativa agli obiettivi di sviluppo sostenibile, per poi focalizzarci in particolare sulla raccomandazione del 2018 del Consiglio Europeo relativo alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, all'interno del quale appunto troviamo la definizione, il concetto, la concettualizzazione di competenza di cittadinanza e anche competenza digitale. L'ultimo punto, appunto, approfondirei con il framework DigComp Edu 2017, che è proprio un framework europeo dell'Unione Europea e sulle competenze digitali che dovrebbero avere gli insegnanti, gli educatori formatori, proprio per proporre una educazione relativa alla cittadinanza attiva ai propri studenti. Questo è un po' un riassunto di quello che penso che ho proposto e che penso di proporre nelle prossime appunto due micro lezioni che verranno registrate al volo nei prossimi giorni. Non so se ci sono domande oppure non so se ho risposto a tutte le tue domande, Agnese. Mi chiedevo, Manuela, se potessi aggiungere anche solo qualche dettaglio sulla DAD. Se ne parla ovunque, a sproposito spesso, non so se siete d'accordo con me, insomma, a volte si tratta di dialoghi produttivi, a volte di critiche che in un momento come questo sembrano quasi fuori luogo, nel senso che
è un'alternativa che non esiste, quindi di che cosa stiamo parlando? Evidentemente però il problema della metodologia c'è, come dire, mi domando se tu hai già riflettuto, magari mentre tu stessa ti sei cimentata nella trasposizione di atti in presenza con atti a distanza, ci siamo tutti cimentati con la pratica, pensavo se ci sono dei suggerimenti o delle riflessioni che hai fatto e che vuoi anche brevemente condividere con noi, anche delle scorciatoie, se pensi che possano esserci. Tu parli di sovraccarico informativo, me lo sono segnato, perché credo che questo sia il grande rischio, no? Cioè l'eccesso di contenuti rispetto a quello che è tollerabile da un'umana mente in questi giorni. Ecco, se magari puoi aggiungere due cose su questo, credo che sarebbero anche qui utilissime, tenendo conto che questo nostro contributo poi andrà caricato su YouTube e potrebbe essere fruito da un pubblico ben più ampio di quello dei docenti iscritti al corso. Certo, sì. Riprendo quindi le due parole chiave che hanno, per quanto riguarda questo corso, ma anche nella mia didattica, hanno guidato questa nuova impostazione totalmente a distanza, quindi non ad integrazione della presenza, sostenibilità, quindi lezioni, materiali, ambienti, modalità didattica, proposta didattica, quindi il modello didattico sostenibile. Sostenibile significa che non puoi pensare a, perché nessuno ti segue, neanche noi adulti, a riproporre una lezione teorica per 2 o 3 ore consecutivamente, senza nessun supporto, senza nessun richiesta di feedback da parte degli studenti, dei corsisti. Questo assolutamente, a mio parere, è da evitare, ma è molto ovvio. Per quanto riguarda, e mi ricollego con il sovraccarico informativo, stessa cosa, è bene secondo me segmentare la lezione in una parte sicuramente teorica, oppure proporre nell'ottica della classe capovolta, che tutti i docenti sicuramente conoscono, hanno già fatto corsi, hanno già probabilmente proposto, il fatto di far studiare il materiale teorico a casa per poi sfruttare il momento di ritrovo, diciamo, in questi ambienti interattivi, come potrebbe essere questo che la scuola utilizza quotidianamente, sta utilizzando per le sue lezioni, proprio per co-costruire la conoscenza, ovvero per dare stimolazioni ai miei studenti, eventualmente facendoli lavorare anche in piccolo gruppo, quindi creando delle stanze personalizzate all'interno di un ambiente didattico. Io personalmente ho fatto in questo modo e il riscontro da parte degli studenti è stato molto positivo, quindi dare spazi, tempi che devono essere a livello di didattica erogativa, quindi la mera lezione, contenuti, mentre dovrebbero essere diffusi momenti di lavoro di gruppo e di rielaborazione personale e in piccolo gruppo della conoscenza. Quindi queste sono alcune delle indicazioni che io appunto ho inserito, insomma, all'interno del mio contributo e che ho ripreso anche da tutta una serie di concettualizzazioni scientifiche che si trovano per esempio dentro al sito della SIREM, che è la società italiana che si occupa di educazione ai media. Quindi ho ripreso alcune cose di cui faccio parte e quindi le considerazioni che ci sono all'interno del primo contributo vengono riprese, sono considerazione dei colleghi anche che hanno contribuito a livello universitario ma anche scolastico a fornire indicazioni, un compendio specifico. Infatti tutto questo viene inserito all'interno dell'ultima slide dell'intervento. Bene, grazie Emanuela davvero, seguiremo allora le tue micro lezioni e speriamo che l'anno prossimo saremo di nuovo qui con Europe Direct a riprendere le fila del discorso. Mi sembra che non ci siano domande, non lo so se il professor Candiloro forse adesso la sta facendo, magari lascio quest'ultima parte, la gestione di quest'ultima parte prima dei saluti a Stefania Fenati per tirare un po' le fila di quello che ci siamo detti. Grazie a tutti. Grazie a voi.
Approfitto, chiedo scusa, il professor Candiloro giustamente condivido, dice tenere lezioni lunghe tramite il PC non solo è poco fruttuoso, ma per ricordarlo anche contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla sicurezza, assolutamente d'accordo. Grazie. Bene. A questo punto naturalmente mi sentite, io se ho un feedback così bene, grazie, perché sembra di parlare da sola. Allora, no, è chiaro che non tirare le fila di questo bellissimo pomeriggio insieme, dove gli spunti sono stati tantissimi, da parte di tutti i relatori, con un bellissimo intervento e anche molto stimolante del professor De Bernardi e della professoressa Fabbri. Credo che dovremmo tutti quanti un po' pensarci, no, adesso, e ragionare sulle cose che ci hanno detto, su tutte le sollecitazioni, e trovare anche il modo, io credo, per parlarne insieme. Sembra un po' difficile, un po' strano dirlo adesso che ci vediamo su uno schermo tutti quanti, però utilizziamo tutti gli strumenti che possiamo avere adesso, che speriamo in futuro continueranno ad essere utilizzati, facendo anche tesoro di quello che in realtà abbiamo imparato in questi mesi. Abbiamo imparato che in brevissimo tempo siamo stati in grado di fare quello che non avevamo fatto nel corso degli ultimi anni, ne abbiamo capiti i pregi e i difetti e anche gli enormi limiti. Noi come Eurodirect Emilia Romagna, insieme ai nostri partner, insieme all'Istituto Pare, ma anche insieme ad altri partner con i quali lavoriamo da tanto tempo nelle scuole, abbiamo deciso di ridurre al minimo, anche se abbiamo continuato a fare per esempio webinar con le classi, ne abbiamo fatti diversi, ma abbiamo deciso, come ci ha spiegato anche la professoressa Fabbri, di fornire ai docenti degli strumenti che potessero utilizzare loro in autonomia, per non appesantirli ulteriormente, perché ci rendavamo conto delle difficoltà che avevano nel dover rivoluzionare completamente la loro didattica, i loro programmi, le relazioni difficili a volte con degli studenti, non tutti in grado di collegarsi alla stessa maniera, perché questo è l'altro tema che ci preoccupa, perché quando il professor De Bernardi ci raccontava del fatto che questo periodo potrebbe anche diventare un'opportunità, è vero, però uno dei rischi che noi vediamo in tutto e anche nella scuola è che purtroppo ci sono ragazzi e famiglie che hanno meno opportunità degli altri e che questi possono davvero restare indietro. E quindi noi dobbiamo avere in testa anche questo, dobbiamo pensare anche a questo, quindi speriamo di arrivare ad un certo punto in cui la modalità a distanza che noi abbiamo imparato a fare diventi uno degli elementi, e non purtroppo l'unico, come siamo stati costretti a fare in questo momento. Abbiamo tanto su cui ragionare, sulle modalità, sulle nostre relazioni, su come dovremo impostare per il prossimo anno scolastico i nostri percorsi di educazione e la cittadinanza europea, e lo possiamo fare principalmente fra i partner che con i nostri partner con i quali lavoriamo da tanto tempo, ma lo vogliamo fare soprattutto con i docenti, che devo dire in questi mesi sono stati sommersi da tante cose, da tante difficoltà, ma hanno comunque dimostrato di avere a cuore il proseguimento delle attività, no? Che avevamo proposto all'inizio dell'anno scolastico, cioè si sono veramente impegnati, cioè io ho visto che c'è stata una risposta, e quindi l'importanza di questa attività, seppur
non presente nei manuali, purtroppo, noi lo sappiamo bene, Luisa Cigognetti, perché abbiamo fatto dei lavori, delle ricerche insieme su questo, abbiamo fatto un progetto europeo su questo, abbiamo visto quanto manchi tutto ciò, non solo in Italia, in tutti i paesi europei, questo l'abbiamo visto ovunque. E quindi sappiamo quanto questo lavoro è importante e quanto ancora siamo indietro, e vogliamo, e questo è un impegno che io credo ci possiamo prendere tutti quanti insieme, finito questo maggio, le scuole stanno andando verso la fine dell'anno scolastico, dovremo fare un po' in bilancio di tutto quello che abbiamo fatto in questo anno scolastico. Devo dire che questi ultimi mesi sono stati mesi molto impegnativi, ma molto pieni per quanto ci riguarda. Cioè, ci siamo, vero Agnese, spremuti le meningi per capire come fare e per mettere in piedi cose subito, da una settimana all'altra, per poter dare immediatamente delle risposte, dei suggerimenti, degli strumenti da poter utilizzare. La risposta dei docenti c'è stata. A questo punto dovremo, io credo, a giugno fermarci un attimo a ragionare, a tirare le fila, però noi vogliamo coinvolgere anche i docenti in tutto ciò, quindi sappiate che vi cercheremo ancora, perché vogliamo avere le vostre opinioni, vogliamo avere un feedback da parte vostra e anche dei suggerimenti su come impostare le attività per il prossimo anno scolastico. L'Unione Europea che avremo il prossimo anno a settembre, a ottobre, sarà un'altra cosa rispetto a quella che avevamo l'anno scorso. Le cose che sono successe in questa primavera sono di enorme importanza. Aggiorneremo anche le informazioni per consentire ai docenti, con le nostre lezioni online lo faremo, le aggiorneremo con tutte le novità che abbiamo visto venire avanti in questi mesi, che arriveranno ancora nell'arco del prossimo mese per quello che riguarda l'Unione Europea e come sta andando avanti. L'Unione Europea, quella istituzionale, quella degli Stati e quella della comunità, dell'Unione Europea. Però per trovarci preparati dovremo prima avere momenti importanti di confronto con i docenti, perché siete voi, insomma, il primo punto di riferimento per noi che ragioniamo su come offrire delle opportunità per fare educazione civica europea veramente nelle scuole. E qui, come dire, in questi mesi abbiamo anche noi imparato tante cose, abbiamo visto anche quali sono i limiti di certe attività, e vogliamo insieme a voi costruire il nuovo, la nostra proposta comune per il prossimo anno scolastico. E poi, come ricordava Luisa Cicognetti, siccome non ci basta mai, abbiamo deciso di presentare un altro progetto europeo. Durante l'estate sapremo se questo progetto avrà avuto successo oppure no. Se mai vinceremo questo progetto europeo, allora lì torneremo a coinvolgervi, perché è solo con voi che potremo poi lavorare e ottenere dei risultati. Dopodiché speriamo che questa educazione civica, queste 33 ore di educazione civica che dovrebbero essere obbligatorie dal prossimo anno scolastico, diventino anche qualcosa che entra davvero nei manuali e che entra davvero nei curricoli scolastici, perché questo è l'altro passaggio che noi sappiamo essere difficile, perché poi i docenti si trovano in difficoltà in quel momento, no? Quando nei loro programmi hanno altro e non hanno questo. Piano piano speriamo di arrivare ad ottenere dei risultati. Io vi ringrazio tantissimo, e l'unica cosa che posso dire è arrivederci a presto, a molto presto. Arrivederci a tutti, grazie. A tutti. Arrivederci, grazie. Arrivederci a tutti.